La cosa simpatica è che siamo un chimico e due filosofi. Allora, diciamo che il caro Wesa ci sta facendo strada. Ci sta portando in un posto che conosce lui. Vi sto portando nelle strade più malfamate di Bologna. Ma le conosciamo tutte le strade più malfamate di Bologna. Quelle che da solo non oserei mai attraversare. Ah, sei una di quelle persone. Siccome sei un palestrato, caro Barba Scura. E cerchi di costruire. Capitana, il microfono era staccato. Io odio le GoPro. È una gag. No, non sto scherzando. Si era staccato leggermente. Lo vedi perché io odio le cazzo di GoPro? Ma che cazzo hai preso la GoPro a fare? Ho solo la GoPro, porca puttana. Porca troia. Devastante. Allora, questo. Diciamo che non sappiamo che cosa abbiamo registrato fino a questo momento. Era tutto molto interessante. E potrebbe. Speriamo che Leggeranno il labiale, dai. Leggerete il labiale. Allora ragazzi, questo è un dissing nei confronti della GoPro. La GoPro fa schifo, evitate questo cazzo di marchio, brand. C'è un motivo che mi sta andando verso il fallimento. Madonna, io spero che fallisca veramente. Ci ho creduto tantissimo. Puoi controllare anche qua a sto punto. Maledetti pezzi di me. Vogliamo, qualcuno vuole sacrificarsi e andare a ordinare roba? Va bene, vado io. Dai, vado io. Voi potete continuare a chiacchierare. Io non posso perché sto fumando. E che fa? Vieni. Parliamo male di Barba Scura. Bella Rick, che cosa pensi del canale del nostro Barba Scura? Bionda piccola, per me è bionda piccola. Media, sì. Cosa penso del canale di Barba Scura? Allora, penso intanto che abbia una videocamera di merda, prima di tutto, che forse ci ha fatto stare muti per un quarto d'ora di chiacchierata. Ma il fatto che Barba Scura utilizzi una videocamera così di merda, che cosa ci dice di lui come persona? Secondo me, riagganciandosi al discorso di scienza e morale e mettendo insieme due cose che non dovrebbero stare insieme, secondo me la strumentazione di Barba Scura ci mostra che in realtà la persona Barba Scura non registra tutto quello che avviene. Cioè, secondo me è, come dire, è una figura eterea che vive sulla superficie del mondo. Ma non credi che questa sua scelta in realtà sia una scelta consapevole e in qualche modo lui faccia la pace con la natura effimera dell'uomo, dell'esistenza, attraverso questa attrezzatura precaria? Un po' come i delfini, forse. Noi abbiamo appena visto un evento che abbiamo letto come la GoPro di Barba Scura non funziona. In realtà lui cercava di dirci che il mondo sta finendo e quindi sta cercando di darsela a gambe. Devo dire che il video sui delfini di Barba Scura mi ha segnato, ma mai come quello sui panda. La cosa che mi ha colpito di più, non so quale sia stata la tua, caro Rick, la cosa che mi ha colpito di più di questi panda è stata la loro difficoltà nella deiezione. Vuoi elaborare questo concetto per noi? Guarda, ho provato a mangiare eucalipto la settimana scorsa e le cose non sono andate per il verso giusto. E non voglio dirvi per che verso sono andate. Bene, cari spettatori di Barba Scura X, questo è il livello che potreste esperire qualora decideste di conoscere i nostri canali. Nel frattempo, il nostro padrone di casa è andato a prenderci delle birre, ma non è più tornato. Io vorrei essere una mosca e vedere la faccia di Barba Scura quando vedrà questo pezzo. Sarà meraviglioso. Non sono, a differenza di Barba Scura, non sono uno scienziato, ma credo che la mosca la veda in modo molto strano, indipendentemente da quello che sta guardando. Cosa si prova ad essere una mosca? Cosa si prova ad essere una mosca? Probabilmente non la stessa cosa che si prova ad essere un pipistrello, ma secondo me la mosca e il pipistrello faranno fatica a comunicarsi reciprocamente quello che provano. Sì, è probabile. A meno che i segnali chimici non dicano, non riescano a dire cose fra gli animali che noi non sappiamo minimamente. A questo punto si apre un episodio di Barba Scura, sesso interspecie, che però è nel terzo canale, quello che ancora deve essere aperto. Il sesso brutto. No. È caduto. Ma non stai è orribile. Aspetta, posso forse vai. Forse facendo così. Ma lui l'ha fatta apposta sta bazza? Che ne so. Lui voleva avere la morbidezza anziché la bella. E la caducità. Voleva qualcosa di caduco. Tra l'altro abbiamo mandato una persona sola a prendere tre birre medie. E si vede che non siamo scienziati, perché non ci siamo resi conto di quanto questo sia perché fisicamente impossibile. No, noi non siamo scienziati, ma comunque abbiamo cercato di fare qualcosa di non morale. Cioè abbiamo sobbarcato tutta la responsabilità su una persona. Ma ascolta, passiamo a quella domanda a cui non avevamo ancora risposto, Rick. Ma il fine giustifica i mezzi?
Secondo me è una domanda mal posta. Cioè, nel senso, io credo, quello che cercavo di dire prima, mentre il microfono era spento, quando tu vai a comparare i fini, quindi i i presupposti e le conseguenze, non è sempre tutto come un discorso logico, come quando cerchi di concatenare dei concetti e cerchi di creare... sono arrivate le birre. Grazie. Grazie. Sono anche arrivate le palazzine. Fantastico. Avevate giusto fame. Abbiamo prodotto ben contenuti in una sera. Sì, cioè, nel senso, io vorrei essere una mosca e vedere la tua faccia quando vedrai quello che abbiamo detto durante questo... Oddio, sono davvero tanto curioso. Mi sei ricordato di controllare che il microfono fosse attaccato a questo? Oddio, spero di sì, perché altrimenti verrò in Olanda, vengo in Olanda e ti faccio il culo a strisce. Che pezzi. Alla vostra. Alla vostra. Alla nostra e al pubblico di Barba Scura. Di che stavate parlando? Delfine che giustifica i mezzi. Sei arrivato proprio quando ci siamo riallacciati al discorso. E dicevo prima, quando il tuo microfono aveva deciso di non registrare più nulla, che molto spesso quello che è la coerenza quando esponiamo delle idee, quindi quando creiamo un discorso, non è ciò che poi si traduce nella realtà. Io credo che la filosofia moderna abbia avuto questo grande fraintendimento, che la logica che fa parte del nostro pensiero sia poi una logica che si applica ai fatti del mondo. Ma molto spesso le cose non stanno così. Perché? E parlavamo della scienza, appunto. Quando tu hai chiesto se morale e scienza possano essere connesse, possano reciprocamente, influenzarsi, quella cosa lì secondo me è sbagliata nel presupposto. Perché? Perché la morale cerca di conservare, ripetere, replicare. La scienza cerca di fare anche quello, cerca di ripetere ovviamente tutto quello che sappiamo della scienza, però va anche per tentativi. E i tentativi sono intrinsecamente immorali, cioè sono dei mezzi che sono sganciati poi da obiettivi. Secondo me la domanda che hai posto tu è in parte sbagliata, perché se noi andiamo a guardare veramente il metodo della scienza ci accorgiamo che nella stragrande maggioranza dei casi gli obiettivi che tu ti poni non sono gli obiettivi che raggiungi poi. Cioè quello che scopri è spesso contraddittorio rispetto a quello che tu ti eri posto. Se non, nella maggior parte dei casi, un errore. Un mero errore. Un errore. Come fai a moralizzare? Si può quindi dire, caro Rick, che l'ignoto renda obsoleta o comunque malposta la domanda se il fine giustifica i mezzi? In fondo l'ipotesi significa avventurarsi dove ancora non siamo stati, e quindi in realtà è l'ignoranza dei fini in qualche modo. Quando noi decidiamo di raggiungere un obiettivo, possiamo avere un caso di serendipità, possiamo avere un errore, possiamo fallire, eccetera eccetera. Quindi in realtà la domanda è piuttosto imprecisa. Cosa è una domanda mal posta, secondo me. Cioè, allora, la domanda se il fine giustifica. Sottolineo un secondo il fatto che ho letto una domanda postami da para.doxa su Instagram, e che semplicemente chiedeva il rapporto secondo lui esistente tra moralità e scienza, innovazione. Sì, secondo me la scienza non va limitata con la morale. La scienza si autolimita quando arriva a fare delle cose di cui si pente. Ma le cose di cui ti penti le fai da individuo, perché quante stronzate abbiamo fatto e le abbiamo imparate che erano stronzate. No, perché no. E poi le fai anche collettivamente, le fai anche con la scienza. Vorrei raccontarvi un caso pratico, strettamente scientificamente pratico, di una cosa che criticavamo noi stessi. Io per un periodo a Parigi ho lavorato in un laboratorio di biotecnologie. Avevamo cavi da laboratorio, ovviamente, perché è indispensabile in quei contesti. Io onestamente non sono mai riuscito a toccare le cavi da laboratorio perché non sono stato addestrato, non mi hanno insegnato come farlo, perché è molto complicato. O perché eri tu la cavia da laboratorio. O perché ero io la cavia da laboratorio. Però è molto complicato, cioè non è che uno le cavie non... c'è un po' di disinformazione sulla questione, cioè le cavie non è che sono ad esempio un qualsiasi topo, sono... Devono avere un curriculum ben particolare, una genetica ben particolare. Sono più deboli. Sono più intelligenti di noi molto spesso. Ma soprattutto devono, cioè le cure, la maniera di trattarli e le persone che possono maneggiarli devono avere anche un altro curriculum, devono avere anche un'abilitazione. Non puoi farlo tu se ti viene in mente di maneggiare i topi. Devi avere questa abilitazione. Quindi in Europa perlomeno noi abbiamo queste regole molto rigide. Ci capitò però per le mani un articolo scritto da cinesi. Ora i cinesi hanno un pochino meno limiti e vincoli per quanto riguarda l'etica, per quanto riguarda le cavi da laboratorio, l'utilizzo delle cavi da laboratorio. Quindi cosa volevano fare questi? Volevano dimostrare che il sistema immunitario degli esseri viventi è strettamente correlato alla temperatura esterna, quindi la temperatura anche interna del corpo. Per farlo misero dei topi a delle condizioni di temperature molto elevate,
ed altri li misero nel congelatore per una settimana. Dopodiché trovarono i topi morti e ci pubblicarono un bell'articolo a riguardo. I topi, cioè, muoiono era il titolo. I topi muoiono. No, allora avevano fatto dei test progressivamente, ovviamente con questi topi tenuti in condizioni abbastanza terribili, dimostrando quindi che effettivamente il sistema immunitario è strettamente correlato alla temperatura. Una cosa atroce, se pensate al povero topo tenuto in congelatore, che era scarsamente interessato al proprio sistema. Era veramente, veramente scarsamente interessato. E quindi insomma c'erano questi 6 esemplari che sono stati tenuti in queste condizioni per ottenere tra l'altro dei risultati abbastanza stupidi, perché grazie al cazzo, oserei dire, che il sistema immunitario è strettamente legato. Ma se non sbaglio era la conclusione della ricerca, era proprio quella. Grazie al cazzo. E quindi vi dico, se in queste condizioni, ad esempio, in cui non ci abbiamo il controllo, noi in Europa siamo molto molto controllati e a livello etico, a volte esageratamente, perché al di fuori delle cavi di laboratorio proprio ci sono delle cose tipo le cellule staminali, che c'è ancora queste controversie legate ad esse, ed è estremamente stupido a mio parere, però vabbè, comunque siamo estremamente legati a dei principi morali dettati comunque dalla legge. Immagino dei paesi in cui questo non esiste. Beh, abbiamo una storia da un punto di vista religioso, se pensi alla Cina. Abbiamo una storia talmente diversa da loro che ti fa capire. Beh sì. Ma soprattutto ti dirò, visto che prima abbiamo citato Nietzsche, secondo me è ancora lui che ci dà un indizio quando ci descrive quello che è il meccanismo morale. E ti direi, applicando il suo ragionamento a quello che è l'argomento di cui parliamo, che la morale nella realtà dei fatti è molto spesso semplicemente un tentativo di sentirsi meno cattivi di quelli che comunque faranno quelle cose. Cioè, dico una cosa cinica. La cosa cinica è che per quanti limiti morali noi ci poniamo, ci sarà sempre qualcuno che andrà oltre quei limiti, ci sarà sempre qualcuno che farà cose che noi non accettiamo, il che non significa che noi dovremmo sentirci giustificati nel farlo, ma significa che la scienza, che è non qualcosa che appartiene a noi, ma qualcosa che appartiene all'umanità, sempre se ne fotterà dei limiti morali. Magari saremo noi a porci quei limiti, ma ci sarà qualcuno che lo farà quelle cose. Ci sarà qualcuno, quando sarà possibile, ci sarà qualcuno che, nonostante tutti i divieti, clonerà un essere umano, se sarà un giorno possibile. Ci sarà sempre chi supererà quei limiti. La condanna morale c'è, ovviamente, però poi quando tu hai rotto quel limite non puoi più tornare indietro. E la scienza è quella roba lì. In un certo senso è una cosa che è difficile effettivamente moralmente, perché quando arriva quello stronzo che c'ha il coraggio, che se ne fotte di fare quel passo in avanti ulteriore per superare il limite morale, superare quindi le conoscenze fino a quel momento che si hanno in un determinato argomento, a quel punto la strada è aperta per ulteriori ricerche da parte dei non stronzi, che sono giustificate a questo punto ad andare avanti. Adesso capisco il discorso, non vorrei limitare il concetto di ricerca al concetto di infrangere la morale. No, assolutamente, assolutamente no. Al tempo stesso è vero che ci sarà qualcuno che lo farà, ovviamente il problema dell'individuo è devo farlo io, è una cosa che... Tanto a tutti, nell'Ottocento, adesso io non ricordo i nomi perché sono cose che ho studiato, ma ovviamente ho dimenticato i nomi, però coloro che nell'Ottocento facevano le dissezioni di persone ancora in vita, che c'erano, e utilizzavano spesso persone che erano ferite in guerra, ovviamente facevano qualcosa di moralmente riprovevole, ma cavolo, facevi soffrire queste persone. Però moltissime delle scoperte che abbiamo fatto intorno al funzionamento del sistema circolatorio, per esempio, sono scoperte che sono state che abbiamo raggiunto grazie a quegli esperimenti. Ora, moralmente io condanno persone che fanno soffrire così persone che già stanno soffrendo, però dall'altra parte so perfettamente che la scienza, come dicevo prima, andando per tentativi, e spesso tentativi aberranti, ha aperto spazi di comprensione che altrimenti magari non avremmo mai raggiunto, perché effettivamente il sistema circolatorio non era mai stato osservato prima in un modo preciso come con quel tipo di esperimenti. A questo punto dovremmo domandarci se il principio di precauzione non sia qualcosa che rallenta troppo il progresso. Tu che sei scienziato, Barbascura? Ci sono casi e casi. Noi stiamo facendo un po', ovviamente, di tutta l'erba un fascio, per ovvie ragioni, perché siamo qui a chiacchierare. Bisognerebbe prendere caso per caso e analizzarlo. Quello che posso dire è che, obiettivamente, ci sono dei progressi scientifici che sono stati raggiunti proprio grazie a delle cose considerate inizialmente aberranti, hanno permesso di ottenere dei dati da cui poi si è partiti per ottenere cose indispensabili oggigiorno, fino anche a cure a malattie rarissime. Quindi è una questione molto delicata, è difficile da rispondere. Pensa
al principio di precauzione che ha guidato le operazioni alle tonsille negli anni 70. Era principio di precauzione, e quel principio di precauzione ha causato una montagna di patologie peggiori rispetto a quello che si cercava di prevenire. Quindi il principio di precauzione è un principio fondamentale, ma è un'arma a doppio taglio. È assolutamente fallibile. Fallibilissimo. E quando fallisce, molto spesso fa più danni di quanti ne avrebbe fatto l'ammorbidimento a priori di quel principio. In tutto questo mi permetto di dire, qual è il sommo male? Lo chiedo a Rit, ma lo chiedo anche a te. Il sommo male per noi è essere immorali o estinguerci? Allora, questa è una domanda di una difficoltà mostruosa. Sei uno stronzo questo. E allora, l'estinzione non può essere di principio un sommo male. Potremmo dirlo in due modi. Uno, usando il principio epicureo del quando c'è la morte non ci sono io, quando ci sono io non c'è la morte, è più o meno la stessa cosa. L'estinzione diventa una morte di specie, però questa è la risposta più da sofisti, ovviamente. L'estinzione in realtà non può essere considerata un sommo male, perché, e questo va detto secondo me, l'estinzione dell'umanità porterebbe a un sacco di bene, indubitabilmente porterebbe a un sacco di bene, per cose che non sono umane, ma porterebbe a un sacco di bene. Siamo d'accordo che quindi non può essere un male assoluto. Faccio fatica a qualificarlo come bene, perché non lo esperirebbe nessuno che lo può qualificare come tale. È vero anche questo. Stiamo facendo filosofia pura, ragazzi. L'hai voluta. Pura. L'hai voluta? L'hai voluta, adesso te la becchi. Per lo stesso discorso, anche questa secondo me è una domanda che non è una domanda da porre, perché è la stessa domanda se nascere sia un sommo bene. Pensaci un secondo, è impossibile rispondere a questo, perché certamente la vita è l'unico bene che possiedo, ma la vita è anche ciò che mi pone nella condizione di soffrire. Ma è anche vero che per dare un senso alla nostra esistenza, questo è soltanto il mio parere naturalmente, abbiamo la necessità, o in qualche modo secondo me aiuta molto, pensare che il lascito del nostro agire superi la fine della nostra esistenza. Quindi in qualche modo una spiritualità non metafisica, laica, sta nel contributo al maggior bene della propria specie, vogliamo dirla molto male così. E quindi mi domando, in fondo, l'estinzione della nostra specie, al di là del fatto che gli scarafaggi sarebbero felicissimi, in qualche modo arriva a tal punto ad esaurire tutte le nostre questioni morali da essere moralmente il nostro male. Sì, sì, su questo sono d'accordo, sì. Tu che sei chimico. Dal punto di vista prettamente scientifico, tutto ciò che facciamo, dal respirare al nascere, al riprodurci, eccetera, ha un solo scopo, quello di riprodurre la nostra specie. La copula è molto importante. Noi non ce ne rendiamo conto, ma tutto, persino fare un video del genere per il mio canale, ha uno scopo di riproduzione, perché noi intrinsecamente abbiamo questa necessità, tra virgolette, di apparire, di sentirci bene nei confronti degli altri, nel parlare, di esprimere concetti, di creare grandi opere, che ha il solo scopo di dimostrare a un'altra persona che noi siamo il partner giusto per la riproduzione sessuale. Sì, guarda, però se Arianna, la mia fidanzata, vede questo video non è contenta. No, vabbè, ma Arianna si è innamorata di te perché tu parli di filosofia, quindi ritorniamo lì. Sto scherzando. Anche, è probabile. Anche per i baffi. Ah, ecco. Però il discorso è quello, cioè noi siamo una specie strana, nel senso che abbiamo sviluppato con la nostra intelligenza queste ramificazioni nella nostra vita, dovuta semplicemente al fatto che abbiamo assunto delle ramificazioni in quello che era il mero, se volete, la danza sessuale. Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che creiamo è ancora una danza sessuale nei confronti del mondo. Una maniera di... In realtà però io posso sottrarmi da questo. Puoi sempre, a differenza del puoi delfino. Sempre sottrarti, ma non ti senti felice con te stesso. No, se regali un cellulare al delfino, sai che cazzo di video porno che ci butta su YouTube? Poi ne parliamo. Io ho ancora negli occhi e nella mente la storia d'amore. Era il tuo video, vero? Ok, spero di non aver visto altro materiale sul delfino. Spero fosse il tuo video. La storia d'amore fra la tipa e il delfino. Ah, cazzo, sì, sì, sì. Quindi, insomma, la felicità può anche essere interspecie, ma non la riproduzione nel senso di figliare. Quindi questo è molto... A meno che non vocalizza. Se vocalizza, le cose cambiano. Non voglio saperne nulla. Non guardate me. Ok, va bene così. C'era il tizio che diceva: sapevo che lei era venuta perché il delfino ha vocalizzato. Dio, Dio, Dio.
Meraviglioso. Ti ho ferito. Mi hai ferito quando hai fatto il video. Quindi funziona. Un'altra domanda, un po' più leggera. Si potrebbe parlare di quale sia l'esatta funzione della papera di gomma? Una domanda di Hobbit Grasso. Lascio volentieri a Luke, che so essere un esperto di papere di gomma e guarda, di altri oggetti. Ho una collezione di papere di gomma che risale fin all'epoca di Winston Churchill e ancora prima, di Camillo Benso, conte di Cavour. Grandissimi amanti delle papere di gomma. Dillo che tu sei diventato un comunicatore soltanto per pronunciare Camillo Benso, conte di Cavour, con quel tono. Esattamente, Camillo Benso, conte di Cavour. E in realtà questo è il trionfo della mia carriera divulgativa. Ed è sul tuo canale, Barbascura, non l'avevo previsto questo. Che onore. In realtà la funzione della papera di gomma, sicuramente i produttori della papera di gomma hanno prodotto la papera di gomma per una funzione ben precisa, ma sono certo che da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che la usa in maniera sbagliata, perché in fin dei conti te lo posso assicurare, perché ho trovato dei video abbastanza non voglio sapere, non dire nulla, perché ricordatevi che l'arte esula dall'intenzione del creatore. Oh, anche bellissimo. Nella papera di gomma. Comunque io sono uno di quelli che vorrebbe 10.000 papere di gomma, anche se non ha idea della funzione che abbia. In realtà, in qualche modo, esula dall'intenzione del creatore, sì e no. L'intenzione del creatore può anche essere un percorso inscritto nella papera di gomma, e nel caso della papera di gomma potrebbe essere un enigma. Potrebbe essere un gioco lasciatoci dal creatore della papera di gomma, io l'ho fatta. Non è mia proprietà il senso della papera di gomma, in questo senso non sta a me decidere che cosa ne farete voi, ma il mio lettore di papere di gomma modello da qualche parte un giorno capirà il wink wink e risponderà con un occhiolino. Ciao Umberto. Io non ti posso che rispondere con Bloodborne, che è ovviamente la mia fonte filosofica preferita delle ultime 3 settimane, la funzione della caccia. E trascendere la caccia, ricordatelo. Sempre, sempre, sempre. Trascendere la caccia. Fare della caccia qualcosa che il primo cacciatore non poteva prevedere. Grande. Vi sto odiando tantissimo, ci voglio giocare anch'io, ma non avrò mai tempo di farlo. Facciamo un'altra domanda, questa un pochino più complessa. Quella della papera di gomma era veramente tosta. Era tosta. Perché doveva essere più leggera, ma era più difficile. È proprio difficile. Anche perché hai visto i negozi che stanno nascendo delle paperelle di gomma. Devastanti. Ne ho trovate 10.000, le vorrei comprare tutte. Poi allo stesso tempo ti chiedi che cazzo me devo fare di questa paperella di gomma. E quello è il problema. Fine a se stesso, che però è perfetto, è bellissimo. Lo vuoi accarezzare, ci vuoi fare l'amore. Basta. Si potrebbe parlare di quale sia l'esatta funzione di una papera di gomma. Questa è una papera. Scusate. Lo stiamo perdendo, ragazzi. Allora non sono l'unico ubriaco al tavolo. Bene. Pensavo di aver letto quella giusta. Ma è vero, guarda, perché quello. Ti sei cacciato. Io ho visto che era la stessa, ma non ti ho fermato. Grazie. Apprezzo. Proprio a. Come si può fare divulgazione sull'internet divertendosi? Magari anche con case internazionali celebri. Di Pier Vaglia. Divertirsi con i casi internazionali celebri. Divertirsi con casi umani. Come fai divulgazione? Faccio divulgazione con Breivik, capito? Wow. Divulga con Breivik. Io in fondo sto facendo Non è bello. Ma in fondo sto facendo io divulgazione con casi umani eccezionali. Disumani. A proposito di quei del video sui delfini, i tizi che ci facevano l'amore erano fantastico. No, dai, un breve commento sulla questione. Secondo te, tu fai propriamente divulgazione, Uesa? Tu non fai no, divulgazione? No, io non faccio divulgazione, infatti non dovrei rispondere. Infatti, tu che cazzo c'entri con tutto ciò? Nulla. No, vabbè, lo chiediamo anche a te, tu avrai un parere sulla questione, però iniziamo con... È il parere del cugino che ha dei problemi. Sì, vorrei iniziare con te, Rick. Tu che stai facendo divulgazione dal punto di vista filosofico. Ti diverti ancora? Ovviamente, altrimenti col cazzo che lo faresti. Però quindi si può fare divulgazione divertendosi. Qual è la chiave? Secondo me la chiave è quella di non smettere mai di imparare qualcosa di più. Per esempio io, non so, alla fine del 2017 stavo un po' perdendo passione per fare video eccetera eccetera, e ho cominciato a fare podcast. I podcast mi hanno fatto riscoprire la bellezza del reimparare linguaggi, reimparare modi di comunicare, reimparare messaggi, tecniche eccetera eccetera. Quindi prima è non smettere di imparare, e in secondo luogo io credo che sia fondamentale prendersi poco sul serio. Io mi diverto un sacco perché l'autoironia mi aiuta a
a guardarmi sempre con un occhio diverso e quindi anche guardare la mia community. È divertente quello. Questo è bellissimo che hai detto. Tu qualche commento? No, voglio sentire cosa dici tu, che tu sei un divulgatore che si diverte e diverte anche tu. La parola divulgatore è una parola che ho iniziato ad utilizzare quest'anno, perché non mi ero mai reso conto di stare facendo divulgazione. Qualcuno... Però poi hai scoperto che il nostro amico Dario Bressanini è molto sexy. Esatto, e allora hai detto... Ciao Dario, ciao Dario. Ti stava togliendo pubblico femminile e hai capito. Dario, ci vediamo per un episodio di Rick Duffer spiega filosofi, anche con te, non scappi. Non scappa lui. Come si spamma Rick? Nessuno mai. No, comunque è serio il discorso. Dario è stato effettivamente uno dei primi su YouTube che ha parlato di o perlomeno lo faceva già Adrian blog. Già Adrian con Link for Universe. Sì, ma Dario c'ha il blog dal 2002. Sì, cioè, però quindi... effettivamente la parola o perlomeno la terminologia, il ruolo del divulgatore nella mia vita non era stato così così rilevante fino a questo momento. E non mi ero accorto di stare in qualche maniera facendola. Cioè proprio non era il mio obiettivo, non era nel mio vocabolario, non era la mia aspirazione. È un po' cambiato nel momento in cui mi sono reso conto che potevo continuare a fare quello che stavo facendo, però potevo effettivamente anche trasmettere qualcosa. E la cosa divertente per quanto mi riguarda è il fatto che mi piace l'idea che le persone guardino il mio video non perché vogliono propriamente imparare, gliene freghi qualcosa dell'oloturia, perché è difficile a qualcuno gliene freghi qualcosa dell'oloturia e vada a cercarsi un video sul cetriolo del mare. Però la cosa che veramente mi onora è che uno si vuole vedere il mio video perché è divertente. Poi impara qualcosa sull'oloturia, capito? Quindi è una scusa per imparare, insegnare qualcosa. E personalmente io ti do ragione, perché ho riscoperto una nuova passione anche su questi temi. Ho sempre avuto passione per il video, ma adesso è ancora di più, perché io per questi video devo studiare come un caimano. Certo. Io sono un chimico, non sono uno zoologo. Certo. Sono un zoofilo al massimo. Sono un zoofilo, esatto. E quindi il fatto di dover studiare, il fatto di doversi documentare, il fatto di poter sbagliare è una cosa bellissima. Guarda, ovviamente c'ho i meriti. Ti dico una cosa, io credo che uno dei problemi di quella che viene denominata l'insipienza scientifica del pubblico di oggi, eccetera, eccetera, è dovuta principalmente a un fatto che per 30 anni i divulgatori hanno pensato, soprattutto in televisione, di poter trasmettere le informazioni nello stesso modo con cui le hanno apprese. E io credo che la divulgazione non sia questo. La divulgazione è apprendere delle informazioni e poi trasmetterle in una maniera nuova, anche sulla base del mezzo che stai usando. Sì, sì. E bellissimo. Quindi devi sempre reimparare da capo le cose. Altrimenti diventa didattica. È un grande studio di comunicazione, una cosa che ho visto con Dario, e ne abbiamo parlato anche quando lui è stato in live da l'ho me. L'ho vista tutta, sì. È che come Wesa Channel si spamma sul mio canale. È che c'è un grande lavoro da parte sua e una grande consapevolezza delle strategie comunicative che usa. Questa è la differenza fra lo studioso, come dicevi te, chi fa didattica, e invece chi ha quell'ambizione, quella capacità in più, secondo me, di fare divulgazione. Per quanto riguarda quello che dicevi tu prima, cioè il fatto che ti sei scoperto divulgatore, mi è successa la stessa cosa con il sex appeal. Cioè io non pensavo che il mio fosse un canale basato sull'appeal sessuale. Cioè pensavo di fare un canale così sull'attualità. E invece a un certo punto mi sono reso conto di avere questo potere, ma questa capacità. Ma come hai fatto a non accorgerti subito? E lì mi ha ridato gusto. Ho capito che essere anche oggetto sessuale per il mio pubblico era una cosa. Sono era quasi tutti uomini, peraltro. Purtroppo, sì, mi dispiace, cari uomini. Come la vivi questa cosa? La vivo male quando uomini mi scrivono che vogliono provarci con me. E anche se gli dico che sono etero, dicono che non è un problema. E non capiscono che il problema è mio. Ma per lui devi guardare da un'altra parte. Però è stato molto rivelatorio. Ti volevo dire questo perché la birra è finita. Potete immaginare la mia condizione. Va bene, prendiamo un'altra. No. Oh, io ci sto. Tanto il video è in realtà vedere come dove vanno a parlare i discorsi man mano che ci ubriachiamo a ciucco. Noi ci siamo già fatti una bottiglia di vino. Vado a pigliare. Cos'erano, piccole o medie? Queste erano medie. Beh. Io piccole allora, perché sennò poi in treno mi metto a cantare. Ma sì, ma vai tranquillo. È meglio. Noi continuiamo a chiacchierare qua. Oddio santo. Adesso possiamo parlare male di Wesa. Adesso parliamo male di Wesa. Io non sarò l'unico che non va a ordinare birre, così nessuno potrà parlare male di me. E quindi mostrerò tutto il male che ho dentro. E quello è la cosa bella. Ci sta. Ah, mamma mia. No, comunque è vero il discorso che stavo facendo. Cioè, io non me ne sono mai reso conto. E grazie a questi canali nuovi che sono nati, ce ne sono parecchi, mi sono detto, io posso farlo. E...
E mi fa piacere farlo a modo mio, a modo particolare. Tant'è puoi, che... puoi farlo solo a modo tuo. Sì, quindi è nata una nuova passione, perché posso unire tutte cose. Il problema mio è che proprio non sono mai stato in grado di scegliere, non sono mai stato in grado di dire io cosa sono io. Mm-hmm, certo. Sono uno scienziato, uno che fa video, uno che fa musica, certo. Uno che fa... Cioè, io queste cose non sono, cioè, le ho sempre fatte in parallelo. Per una volta possono convergere. Sì, sì, è una cosa bellissima. Questa cosa è bellissima. Ma fare incontrare, io credo che la divulgazione sia bella perché ti costringe a far incontrare le cose che sai e le cose che vuoi. E queste creano una combinazione completamente nuova. Io una delle cose di cui mi diverto tantissimo è... una volta al mese io faccio live monografiche su un filosofo, ok? Mm. Sono tutti filosofi che ho studiato durante l'università, ma io devo comunque riprenderli in mano, sia i testi, sia gli appunti delle lezioni, perché devo non solo riprendere in mano quello che ho studiato, ma anche rifarmi tutto un discorso sulla base dei magari i 15 anni che sono passati da quando esatto, l'ho studiato. Esatto. E questa è una cosa fighissima. Infatti, cioè, il problema molto spesso della divulgazione, ora lo posso dire perché lo sto vivendo in prima persona, è il fatto che io, ad esempio, ho studiato determinate cose su un campo. Ad esempio, mi stavo preparando a fare un video sugli antitumorali. Ne avevo parlato proprio sul secondo canale, no? E il video doveva raccontarvi della nascita e delle scoperte di farmaci antitumorali fino ad oggi. In realtà non posso farlo fino ad oggi, perché io nel frattempo sono passati 4 anni, non ho letto delle nuove uscite. Certo. Quindi mo mi tocca recuperare tutti gli articoli su usciti in letteratura riguardo alle nuove scoperte di antitumorali. E quindi costruirci nuova conoscenza, certo, consapevolezza, certo. E questa è la grossa differenza, è estremamente interessante. Tra l'altro, in uno dei video che devo fare in futuro ci sarà proprio la spiegazione di come funziona la società scientifica, la comunità scientifica, e quindi delle diverse branche, perché si dice io faccio parte della comunità scientifica ma solo in questo piccolo, certo, questa piccola, certo, branca. Non puoi sapere tutto di tutto e soprattutto non sei aggiornato sulle ultime uscite, sei studiato tutto quanto. Tu puoi essere un chimico ma casomai non studi della chimica analitica da abbastanza tempo e non sapresti mai che è uscita una nuova tecnica che è rivoluzionaria. Conosci quella che la tua ignoranza. Conosci la tua ignoranza, quindi sì. Se volete parlare della storia, ci sta ancora. Parlare della storia, come è nato qualcosa, quello è intramontabile, non cambierà mai. Certo. Però nel momento in cui dovete parlare delle nuove frontiere di un determinato aspetto filosofico anche, ma scientifico in particolare, penso, perché la scienza sta andando sempre più avanti, l'evoluzione scientifica sta andando in maniera esponenziale negli ultimi anni, nell'ultimo periodo in particolare. Sì, bisogna essere documentati, bisogna mettere mano nel campo, nel settore, mettere le mani nella marmellata, esatto, altrimenti non si sa. E nella filosofia è il contrario, invece. Nella filosofia quasi tutti, infatti una delle domande che mi viene posta di più è ma perché i filosofi sono tutti morti? Tipo, i filosofi sembrano sempre... Ma se sapevi la filosofia, come mai sei morto? Perché si ha scarsissima percezione di quelle che sono... Sì. Sei sicuro? Sì, sì, l'ho pagato, ma noi. No. Sta qua lo scontrino. Ah, ecco, perfetto. Stanno provando a fotteggiare. Oh, ma qua stanno cercando di farci pagare. Ma qua sono dei taralli incredibili. I taralli! Madonna, che buone, belli. Oh, dicevo, si ha scarsa percezione dei filosofi che sono vivi oggi. Cioè, la gente non conosce chi è filosofo oggi. Non sanno chi è Daniel Dennett, non sanno chi è Thomas Nagel, Emanuele Severino, Giorgio Agamben. Non li conoscono. Filosofi, diciamo che... sono riconosciuti soltanto dopo che sono morti. Vabbè, è lo stesso discorso, perché uno studia la filosofia, studia i grandi nomi che hanno fatto la storia della filosofia, e poi casomai non arriva mai al contemporaneo. Beh, però se ci pensi è assurdo, perché la filosofia di oggi sta parlando dei problemi di oggi. Cioè, se tu leggi Giorgio Agamben, Agamben ti parla dei cambiamenti politici attuali. Daniel Dennett ti parla delle neuroscienze di oggi. Eppure la percezione del pubblico non è quella. E questo comporta il fatto che molto spesso si dice ma la filosofia oggi non serve più a nulla. Perché? Perché in realtà c'è la fisica, c'è la chimica. Olè. Facciamo dissing fisica, chimica, filosofia. Esatto, perché è sempre presente quello. Grazie Wesa per l'ennesima birra. Io poi quando torno in treno mi metterò a cantare, a ballare in treno. Quindi se siete sul treno da Bologna a Padova di oggi potreste incontrarmi. In che senso ce l'ha solo questo? Non hanno la misura piccola. Ah, proprio, quindi ho detto mi dia una media. E se io gli ho detto due medie e una piccola, allora mi hanno detto ah, guarda, piccola non c'è. Vabbè.
E quindi non ha senso il concetto di media. Cioè non c'ha senso, sì, questa sì, media sì, in realtà non esiste. È la loro standard. Hanno l'unica. Di che si parla? A tal proposito, si parlava della scarsa conoscenza al momento, grazie, riguardo ai filosofi attuali e del fatto che comunque si parli sempre di filosofi vecchi, filosofi diciamo classici, morti, invece di quelli attuali, moderni, che parlano di problemi contemporanei. Questo riguarda tutti i campi, tutti. Perché lo stesso vale per la chimica. Certo. Cioè, se tu studi adesso la chimica a scuola, ti fanno vedere tutto l'evoluzione, cose che assolutamente non esistono ovvio. Cose che sono proprio fuori dal mondo, fuori dal tempo, però si studiano ancora. A tal proposito, c'ho una domanda che rientra esattamente in questa fascia, in questa argomentazione. Cioè, mi chiede Riccardo Savani, opinioni riguardo l'apparente morte della letteratura e della poesia in Italia, non intesa come scarsa produzione, ma come scarsa attenzione del pubblico. Mio parere non è scarso, o perlomeno non è mai propriamente cambiato. A Bologna diciamo Dumaron. Diciamo che non interessa particolarmente UESA. Ma quale morte? Ma che vuol dire? Ma infatti non è morte, è semplicemente che a te non interessa forse, o comunque non interessa alle persone. Sì, non ne hai la percezione. Per esempio, se tu vai nella zona, facciamo un esempio, zona romagnola, Cesena, Cesenatico, zona di Ancona, per esempio la poesia è sentitissima e fanno eventi di poesia, fanno gli slam poetries a cui ho partecipato anche due volte, quindi persone che scrivono, autori famosi o autori meno famosi, che scrivono, leggono in pubblico poesia e fanno degli eventi pazzeschi legati spesso a fiere, ma a volte sono eventi stand alone, quindi si fa solo quello ed è pieno di gente. La letteratura non ha una valenza diversa oggi rispetto a ieri, solo che credo, ecco quello forse è un problema, la buona letteratura è sempre quella. Vengono fuori 3 libri all'anno di buona letteratura? Beh, 60 anni fa venivano fuori 3 libri buoni all'anno e 15 cattivi. Oggi vengono fuori 3 libri buoni all'anno e 250.000 cattivi. E quindi perdi la percezione della letteratura. Ma in realtà la letteratura è più viva che mai, non fosse altro per il fatto che poi viene anche tradotta in altri mezzi, viene presa per il cinema, per le serie TV, e quindi è vivissima la letteratura. In particolare per la poesia c'è da dire che è sempre stata una cosa un po' più di nicchia. La poesia è sempre stata in nicchia, da sempre. Quindi... Però ancora esiste, ci sono ancora delle realtà in Italia in cui funziona tantissimo. Sì. Tipo, mi ha fatto un sacco piacere ascoltare un monologo di Roberto Mercadini. Robertone, grande. Robertone, dove lui raccontava di quando da giovine lui andava per i locali leggendo le poesie, ne leggeva, e si fanno ancora queste cose, quindi insomma, se siete in particolare qua in Emilia, si usa tantissimo, questa è una cosa molto interessante. Se amate la poesia potreste sempre... E a febbraio c'ho un evento con Mercadini a Cesenatico. Bellissimo. Quello secondo me che potrebbe stare alla base di una domanda come questa è la percezione che questo genere di attività non portino la gloria immediata. Secondo me è una cosa che deve essere molto chiara a chi fosse, come posso dire, intimamente appassionato di poesia o di letteratura, è che non sono cose che si fanno in funzione della risonanza che si ottiene. So che è molto brutto e anche un pochino idealistico buttarla giù così, però bisogna capire che per dare alle proprie opere una risonanza che si possa ritenere all'altezza delle opere, se si è particolarmente fiducioso in se stessi, bisogna fare tutto un altro lavoro, oltre a quello di poeti o di autori letterari, che è un lavoro di comunicazione e in qualche modo di diffusione del proprio prodotto. Quindi molto probabilmente oggi chi si mette a scrivere poesia o si mette a fare letteratura non ha il pubblico oceanico che potrebbe immaginare meritarsi un'opera, no? E quello è un altro lavoro, non è lo stesso lavoro di comporre l'opera. Diciamo che dal web ormai non ne esci più. Il web è ormai diventato indispensabile, e grazie al web il fatto che sia proprio così semplice produrre, o meglio commercializzare un'opera, è molto importante anche saperlo fare. Cioè, c'è così tanta competizione, così tante cose che escono ogni giorno, che o sei veramente mostruoso e non hai bisogno assolutamente di pubblicità, ma nessuno non ha mai bisogno di pubblicità, è quello il discorso. Se non avessimo trovato il baule di Pessoa non sapremmo nulla del libro sull'inquietudine, esatto. Del libro dell'inquietudine. Quindi il lavoro era mostruoso, ma siamo andati vicinissimo a non sempre conoscerlo mai. Una scommessa incredibile. E chissà quanti bauli di Pessoa non abbiamo mai trovato.
poi in mezzo a tutto quello che viene pubblicato oggi di Bauli di Pessoa, ancora esatto. più difficile. Conosco dei poeti proprio di recente, sono stato a delle amiche mie presentavano delle poesie e loro come poeti proprio sono abbastanza non avvezzi a farsi pubblicità sul web. La vedono anche una limitazione, una cosa brutta. Quello è, io consiglio sempre a chiunque scriva di diffondere i propri scritti su blog, YouTube. Ai miei studenti in Accademia Orwell io dico sempre, cioè ragazzi, apritevi un blog, perché senza un blog oggi, nel senso, fai veramente fatica a farti leggere, ed è una cosa che puoi fare a gratis e semplicemente spendi un po' del tuo amor proprio per farti leggere da sconosciuti che ti dicono hai scritto una cazzata, che è sempre meglio della zia che ti dice sei il nuovo Dostoevsky. quindi sì, insomma, dovete essere pronti in generale a ricevere anche commenti un po' stupidini, diciamo, però non è che servono, però, perché servono. Molto spesso sono critiche molto molto puntuali. Io ho aperto il mio primo blog a 14 anni su ilcannocchiale.it, ragazzi, il mio blog, ed è stato fondamentale perché lì ho cominciato a guardare i miei scritti con occhio critico grazie a molti commentatori, quindi è fondamentale. Quindi, io non voglio fare il guastafeste, ragazzi, ma è tardissimo, devo andare perché sono 20 minuti da qua alla stazione. Vai, Rick. Ragazzi, vi lascio qua la mia birra da finire. Vai veloce anche. Oh, grazie mille, saluto. Per essere passato. Ciao caro, grazie mille veramente. Rick, la strada è semplicissima. Arrivi lì dalle torri. Sì. Poi sei in via Rizzoli, vai dritto, poi a destra in via Indipendenza. Aspetta, arrivo alle torri. Esatto, e vai ancora così. Sinistra, sempre dritto. Sempre dritto, ti sei un po' spostato così, vai dritto. Poi sì. Lo stradone a destra gigante via Indipendenza ti porta in stazione. Perfetto. Cammina. Ma sì, vedi, possiamo veloce. Comunque parlare male di te. Vai, adesso potete farlo. Adesso potete farlo. Si può fare. Ragazzi, è stato veramente un grande piacere. Sentiamoci. Piacere nostro, sì, assolutamente. Ciao Rick, stai benone. Mi raccomando, vieni un po' più al centro, ok? Noi ci finiamo qua qualche patatina e finiamo la chiacchierata. Abbiamo anche un quarto della birra di Rick. Madonna, questi cazzo di taralli mi fottono sempre. Io invece mi sono dato le patatine perché ho la sensazione che siano più leggere, cosa che... Ma sono più complicati, ho scoperto adesso parlando che i taralli sono impegnativi. Cioè non riesci a masticare e parlare subito dopo. Comunque io devo andare alle 6, quindi ho parecchio tempo. Io non ho problemi. Perché alle 6 devo andare a tagliare i capelli, te l'ho detto. Taglio i capelli, tu non sei d'accordo. No, ti direi di non tagliarli troppo, perché secondo me col capello corto perdi un pochino del tuo charme. Lo so, però un pochino più corto. Sono 4 mesi che quei cazzo di falciatori ad Amsterdam non riescono a tagliare. Allora, ti leggo un'altra domanda, così. Vabbè, scienza e filosofia che discutono del rapporto tra queste due discipline. Vabbè, mi sembra un po', l'abbiamo già appreso un pochino. Ecco, parliamo di un discorso un po' più ostico. Visto che sei andato, Rick, adesso ti butto la merda a te, così ti sputtani. Vai. Degli antivaccinisti. Ok. Ora, prima di intraprendere un discorso così ostico, così ampio, così complesso, tra l'altro ho comprato, proprio stamattina ho comprato tipo 15 libri al libraccio. Uno di questi era, adesso ve lo dico, così se qualcuno vuole comprarlo ve lo consiglio, Vaccini, virus e altre immunità. È un libro veramente veramente interessante, ve lo lascio in descrizione, perché racconta di questi aspetti in maniera moderna, quindi non sono dei libri con trattazione un po' troppo arcaica. Sono arcaica, che cazzo. La birra inizia a far sentire. Sono della trattazione abbastanza moderna, però ecco, quello di cui volevo discutere con te. Dimmi tutto. Era della differenza sostanziale tra i diversi complottismi, ed in particolare della diversa proprio concezione che noi dovremmo avere, perché troppo spesso vengono buttati nello stesso calderone, ma è ingiusto, tra i Novax e i terrapiattisti, che sono due mondi completamente diversi, lì dove uno è quasi giustificabile, l'altro invece non trova alcuna giustificazione. Perché ti dico questo? Allora, ti finisco di argomentare così. Ti ascolto. Perché ho paura che... No, ti ascolto, che è interessantissimo. I Novax in particolare io li trovo quasi giustificati, perché loro non sono vittima della loro stessa ignoranza universale, ma anche di una scarsità proprio di informazioni che sono state reperite. Ok. E
in un certo senso è facile per una persona di una certa età, in particolare over 40 diciamo, di credere nelle informazioni trovate su internet, perché non si ha una percezione di cosa internet in realtà sia. È diverso poi quando si va sul terapeutismo, perché il terapeutista generalmente ha una scarsa scolarizzazione, mi dispiace, però è così, e si pone dei problemi ancora più grandi nel tentativo di giustificare delle cose che non capisce. Quindi le giustifica in una maniera ancora più assurda di quanto invece non sia la spiegazione principale. Ho capito cosa vuoi dire. Cioè, nel senso, quello che voglio dire è forse... ci servirebbe davvero, più che prendercela in maniera universale con i Novax, che ovviamente ci fanno sempre ridere, per carità, però più che prendercela in maniera universale con loro, dovremmo iniziare ad educarli e a diffondere le informazioni che servono loro per capire, in maniera un pochino più pacata di quanto non si faccia in genere. Quindi non aggredirli. Sono d'accordissimo con te sul discorso del blastaggio. È una cosa che ho sempre sostenuto. Il fatto che se si vuole comunicare bisogna darsi come primo obiettivo l'efficacia della propria comunicazione e non l'avere ragione in sé quanto il fatto di risultare in qualche modo accoglienti da un punto di vista argomentativo. Si argomenta qualcosa per coloro che non sono già d'accordo con noi, non per darsi di gomito fra noi che siamo d'accordo, no? Esatto. E quindi questo è molto importante, soprattutto quando si parla di salute pubblica e quindi di un problema così rilevante. Però, per quello che dicevi tu prima, secondo me sono due fenomeni simili a livello di principio e diversi da un punto di vista della gradazione, anche della gradazione alcolica, per così dire. Nel senso che hai ragione, il discorso dei vaccini è più insidioso, è più facile essere disinformati, nel senso che è richiesta un'ignoranza minore. Però il principio è lo stesso, e cioè il fatto che le fonti di informazione non siano selezionate in base alla loro autorevolezza o alla loro, come ti posso dire, al loro far parte della letteratura scientifica, la loro fondatezza da un punto di vista della ricerca delle fonti, ma sono selezionate in base a quello che è il cosiddetto, lo chiamano bias di conferma. Cioè, molto spesso le persone che fanno ricerche su queste cose, ricerche online, quindi ricerche che sono spesso svolte male, hanno il desiderio, magari senza esserne consapevoli, il desiderio di scoprire che c'è qualcosa sotto, il desiderio di scoprire che c'è qualcosa alle nostre spalle, il desiderio di scoprire che c'è una macchinazione, che ci sono degli interessi che vanno contro la salute delle persone. Allora, aspetta, ti faccio una prefazione. Spara, no? Di recente mi è capitato di avere a che fare con un amico che era era antivaccinista. E quindi io, facendomi forte della possibilità di poter leggere con disinvoltura gli articoli scientifici, sono andato in letteratura e su internet a cercare delle conferme che quello che dicesse fosse sbagliato. Inizialmente io ho avuto un po' di problemi perché ero sommerso da blog, pseudoblog e pareri personali da parte di persone che non sono immunologi, sono persone che lavorano nel campo scientifico ma non sono immunologi, certo, capito? Certo, certo. Che davano la loro opinione, ed è stato inizialmente molto difficile trovare le informazioni che cercavo, quelle corrette. Se io poi mi metto nei panni di una persona che non ha nemmeno accesso agli articoli scientifici, quelli pubblicati, quelli che sono stati quindi revisionati, su cui c'è stato un controllo, su cui le persone hanno anche dato un parere, la comunità scientifica, quindi gli esperti in quel campo hanno detto guarda che qua stai dicendo una cosa non esatta, cioè è stato veramente veramente difficile. Ed è per questo che dico quello che dico. Se io fossi una mamma di 40 anni, dovessi andare a cercare le informazioni sui vaccini e dovessi attenermi alle informazioni online, dovessi leggere informazioni di un medico pentito, informazioni di un medico che dice la verità sui vaccini, nome e cognome di medico. I medici non sono esperti di vaccini, loro sanno cosa somministrare ma non sanno come un vaccino funziona, perché ovviamente non lo hanno studiato, quello è il campo dell'immunologo. Non lo sa il chimico, non lo sa bene il biologo, non lo sa bene il chirurgo, lo sa principalmente l'immunologo. Quindi, alla luce di tutto ciò,
io ci credo che delle persone, perché io mi sono messo nei loro panni, ho detto cazzo, ma io ci avrei creduto. Ma certo, capito? Ma secondo me il tuo discorso è perfetto. Per fare un'analisi approfondita attraverso internet è richiesto un livello culturale non comune. Quello che tu hai fatto io non lo potrei mai fare, non sono capace come sei tu di andare a cercare quelle fonti, di leggerle come le sai leggere tu. Quello che faccio io però, diciamo che è un filtro culturale, ma che qualcuno potrebbe dirmi che essere un pregiudizio, capisci benissimo? Esatto, cioè è sempre è quello. Conoscere cos'è la scienza, il metodo scientifico, eccetera, eccetera, capire che il parere di una persona in ambito scientifico, neppure specialista di ciò di cui stiamo parlando, non è il parere della scienza, sapere che la scienza è un lavoro comunitario e non l'esternazione di un singolo studioso, eccetera, eccetera. Questo mi aiuta a delegare il mio giudizio, ma che delego? A fonti che io ritengo affidabili. Se fossi messo alle strette spalle al muro, non è il caso dei vaccini, perché per me non sono un problema, ma lo sono per altri, la mamma, come dicevi tu, avrei anch'io difficoltà a trovare le fonti giuste, perché probabilmente il lavoro di divulgazione non è fatto abbastanza bene, abbastanza facile, abbastanza accessibile, e soprattutto perché internet ti dà una tale coltre di stronzate per arrivare alle informazioni, che cioè muoversi lì in mezzo senza venire accalappiati dal desiderio di scoprire la magagna, di aver ragione, dal fascino che hanno alcune teorie complottiste, da quelle più strampalate a quelle più credibili, diciamo così. Bisogna capire che questa visione del mondo, che dal caso estremo, estremo, estremo del terapeutista fino a quello molto più comprensibile dell'antivax, sono affascinanti. Cioè, è molto difficile, è per pochi, e sicuramente c'è un buco da un punto di vista informativo. Se poi chi è immunologo è uno dei più noti blastatori d'Italia, vabbè, e quindi un escludente da un punto di vista della comunicazione, è chiaro che mette in difficoltà tutto il movimento. Anche perché tutto scienza, quello che leggi viene letto da tutti. Persone che sono a favore e persone che non sono a favore. Assolutamente. E sì, delle persone si chiudono nella loro opinione nel momento in cui potrebbero sentirsi stupidi. Comunque è chiaro, stai mettendo. Tu hai una persona che ti insulta e ti dà del cretino, e un altro che ti dice vieni nell'inner circle di quelli che hanno scoperto il barbatrucco, dove abbiamo scoperto la verità. Non solo tu non sei un cretino, ma sei anzi quello che ha capito che ci stanno fregando. Secondo te la persona comune che non ha strumenti, chi ha più piacere di ascoltare? Da che parte andrà? Ovvio. E questa è la responsabilità del divulgatore. Ma anche perché se nel momento in cui ti dico noi abbiamo scoperto la verità, entrerai a far parte di quell'elite, di quella persona. Questo ha sempre funzionato in tantissimi ambiti. Sì, dai. Però vabbè, è molto importante fare questa differenza. Personalmente, se riuscite a trovare delle persone che sono novax e hanno questi dubbi, più che aggredirli, insultarli, dargli dei cretini, delle cose varie, io capisco perfettamente, per carità, io rido tantissimo a leggere determinati commenti, però quello che dovete fare nel vostro privato, cioè ridere come leggendovi la panza, poi nel pubblico dovrebbe essere una maniera un po' più pacata di spiegare, guarda, capisco le tue paure, capisco i tuoi pregiudizi, ti spiego un po' come funziona, oppure ti mando da qualcuno che ti potrebbe spiegare come funziona. Poi è importante questa cosa. E basta, questa è l'unica soluzione che abbiamo per risolvere il problema, perché è un problema molto sentito in Europa, ma in particolare in Italia. In Italia noi abbiamo questo problema estremo, al punto che li abbiamo dovuti mettere obbligatori, e questo ha alimentato ulteriori complottismi del tipo noi ce li abbiamo obbligatori, gli altri no, ma gli altri li fanno e basta, e invece noi no. Beh, io non so che altro dire, penso che abbiamo detto abbastanza, che dici? Noi ci finiamo la birra qua, così in pace, dai, ci beviamo la nostra birra, ci mangiamo i nostri tarali e poi ci vediamo alla prossima.